Dal tardo pomeriggio in centro città l'aperitivo resistente ha richiamato i simpatizzanti di sinistra per solidarietà al ragazzo aggredito sabato notte dai nazischin. L'hanno chiamato aperitivo resistente contro le aggressioni fasciste. Lo spazio sociale da boie ha voluto così far confluire in centro città a Mantova lo sdegno per l'aggressione di sabato notte in via Calvi da parte di alcuni nazischin. Una riunione aperta a tutti, convocata dalle 18.45 in piazza Concordia, nel nome dell'antirazzismo, dell'antisessismo e dell'uguaglianza. Oggi in piazza un abbraccio diffuso, molte realtà, singoli, associative. Perché? Che messaggio vuole passare? Allora, il messaggio, nonostante sia a metà Ferragosto, che deve passare è che a Mantova non c'è cittadinanza per chi vuole imporre un modo di vita chiuso, in cui in assenza di libertà, in cui vuole pretendere che le persone indossino solo alcune magliette e fa dei raid di pulizia politica e etnica nei bar, nelle zone della città. Questi fatti non sono mai caduti a Mantova e noi oggi abbiamo chiamato tutte le associazioni, i cittadini che vivono a Mantova in modo libero, a dare solidarietà al ragazzo e anche a vederci, a confrontarci insieme per sentirci di nuovo, come sempre, sicuri di girare per le strade della nostra città. Penso che sia un dovere preciso per un parlamentare, in particolare per un parlamentare del Partito Democratico, essere qui oggi. Essere qui oggi insieme alle associazioni, ai sindacati, per testimoniare la solidarietà nei confronti dell'aggredito, ma soprattutto per dire no a questi episodi di carattere fascista che stanno in qualche modo autoalimentandosi. Questo non sta andando bene, non va bene che questo stia accadendo. Allora le istituzioni democratiche devono dare una risposta molto netta, precisa, affermare la cultura della democrazia, della libertà e condannare, sconfiggendoli, tutti questi episodi di razzismo e di violenza nazifascista. Io sono qui per questa ragione, per dire che l'istituzione parlamentare, per quello che rappresento, è qui al fianco di questi ragazzi e di queste ragazze.